Niente mi importava la politica. Io volevo fare amore. Volevo uscire con l'amico mio, ballare, andare al mare. Si mo faceva fa, se ho fascismo, mi faceva campare. Bene peace, e bene pure con me. Invece niente. Il fascismo si è rubato a gioventù. Ha mandato a morire meglio qualcuno per una guerra fudente. Se ne fottene me, e Napoli, e l'Italia. Stava al riparo a Roma, sotto tono per un papa. A Roma non gli succedeva niente. Sarà stato mezzogiorno o primo pomeriggio, non so c'è lì. Ci stevo solo, lui era maroiore in due ricovero. Poi si muove la sirena. Dice, è stato allarme. E uscì un aperto, tossico per la polvere alzata dalle bombe. Mi bruciavano gli occhi per la luce potente dopo il buio. Mezzo stordita, ma arrivai in un strillo. Roma! Hanno bombardato Roma! Hanno mandato le bombe in coppo pav! E dopo lo strillo, non ne è tornata. E un momento, fornisce a guerra, mo fornisce a guerra. La gente asceva dai ricoveri, con gli occhi mezzi chiusi, imbambolata e tutti insieme dietro a quello strillo. S'abbracciava, saltava, strepitava, fornisce a guerra e Roma bombardata era uno strillo. E a me, che manco mi parevo vera che poteva finire la guerra, che tornava il pane bianco, pure esigeva il sangue, avrei che la festa, perché Roma era stata bombardata. Noi che sapevamo che malore era una città bombardata, ci mettevamo a fa' che l'ammuina. Che tazzaria, guerra in una carogna, e il fascismo ci aveva incarogniti. Poi uscì la milizia, e tutti quanti ce ne tornammo a casa, a sentire la radio. Era vero, Roma era stata bombardata, e parte la stazione però, no, a San Pietro. E così fu che caretto fascismo. Un re fece arrestare Mussolini e la gente si credette che forneva tutto cosa, guerra, carestia, voleva libertà. Fu un'impressione, una fantasia. Non era stagione. A Napoli finì due mesi dopo, pa' fine settembre. La città s'arrugutaia e sta sola contro i tedeschi le quattro giornate, ma pure le quattro nottate, al buio, in mezzo agli spari, ma chi ne voluta? Quattro giornate per levarsi gli schiaffi dalla faccia. Finché non se ne uscirono i tedeschi, entrarono qualcuno americano, figli napoletano d'oltremare, finì la guerra a Napoli e cominciò quel po' di gioventù che mi avanzava. Mi sono sposata nel 46, perciò la gioventù durò 3 anni. E di tutto il fascismo mi rimane il peggio di quell'ora di allegria, per Roma bombardata, anche in quella polvere di luglio non mi sono abbracciata con nessuno. E per la gente mia che mi dispiace, allora fu normale, perciò chissi o fascismo per me, a fantasia, chi ci ha ridotto a quello di applaudire, applaudire per Roma bombardata. Ti parletti cosa addolorata perché tu sai sentì, ma non permetto a nessuno di voi venuti dopo di giudicare Napoli in quell'ora, perché o fascismo voi non lo sapete. Tratto da Eri De Luca. È acqua passata la storia, se non è detta ad alta voce. Buonasera a tutti. Ringrazio Marilena Scuotto per questa bellissima lettura. Sono felice di essere qui a festeggiare questo 25 aprile insieme a tutti voi. Ringrazio gli organizzatori del Popolo Viola, in particolare Nadia Cioni, che non vedo in questo momento, per averci invitati. Oggi è un giorno importante per l'Italia, oggi è un giorno importante per tutti gli italiani, lo dovrebbe essere perlomeno, lo dovrebbe essere sia per la sinistra che per la destra, sia per il nord che per il sud. Esattamente 65 anni fa, uomini e donne di tutta l'età imbracciavano per la prima volta nella loro vita un'arma e si davano alla macchia. Non erano addestrati, molti di loro non avevano mai visto un fucile. Nessuno di loro si aspettava di doverlo abbracciare per difendere la patria. Chiunque vorrebbe avere la garanzia di invecchiare, chiunque. E invece qualcosa spinse quegli italiani a combattere un nemico, quello tedesco, quello nazista, che non aveva pietà né per i civili né per gli oppositori. Uomini e donne, giovani e anziani, partivano sapendo che forse non sarebbero tornati. Provenivano da realtà molto diverse e supportavano idee politiche contrastanti molto spesso. Ma avevano ancora una cosa, la libertà. Era proprio la libertà che accomunava liberali e comunisti, cattolici e socialisti, anarchici e monarchici. La libertà di vivere dignitosamente, la libertà di esprimere il proprio pensiero senza alcun limite, senza alcuna paura. La libertà, insomma,
di dire finalmente no al fascismo e al nazismo. Quasi 10 anni dopo, nel 1954, Piero Calamandrei ricordava il periodo della resistenza affermando: era giunta l'ora di resistere, era giunta l'ora di essere uomini, di morire da uomini per vivere da uomini. Quel 25 aprile 1945 si ponevano le basi per la nostra Italia. Crollava una monarchia ed una dittatura e nascevano una repubblica ed una democrazia. Ed è proprio quel 25 aprile 1945, in quel giorno, che si gettavano i presupposti per quella che in 2 anni divenne una delle più importanti costituzioni al mondo, la Costituzione italiana, che ancora oggi tutela i nostri diritti. Ci hanno provato in tanti ad attaccarla, tanti provano ancora a comparare i repubblichini, complici dei nazisti e partigiani, che hanno dato la vita per la libertà. Commemorare i morti, tutti morti, è cosa buona. Lo si faccia il 2 novembre però. Il 25 aprile si commemora la liberazione e tutti coloro che hanno lottato per ottenerla. Io mi chiedo cosa spingeva uomini e donne tanto diversi in ideali, desideri e aspettative ad imbracciare un fucile. Cosa spingeva queste persone a rischiare la vita per una causa che probabilmente non avrebbe, di cui probabilmente non avrebbero potuto godere i benefici. Non sarebbe stato molto più semplice adattarsi ad una realtà che per quanto misera gli avrebbe garantito la vita? No. Per citare ancora un'ultima volta Piero Calamandrei, la libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale solo quando comincia a mancare. Ed ecco cosa provavano quelle persone. Per noi è impossibile comprenderlo, perché inspiriamo ed espiriamo regolarmente aria. Ma provate a trattenere il respiro per circa 60 secondi. Vi accorgerete che arriverà un momento in cui la vostra preoccupazione non sarà più la vita o la morte. Non temerete più il peggio. La vostra unica necessità diverrà resistere. Resistere per tornare a respirare. Resistere per tornare a respirare aria. Resistere per tornare a respirare libertà. Imbracciare un fucile allora fu l'unica scelta. Vivere senza respirare non aveva alcun senso, era meglio la morte. Ecco cosa mosse quelle braccia, quelle gambe, quelle menti. L'aria, la libertà. Tutti sapevano quanto fossero orrende le dinamiche della guerra. Loro, a differenza nostra, l'avevano vista coi propri occhi. Erano vicini i bombardamenti. Era vicinissimo l'odore della polvere da sparo, nonché il fetido puzzo della morte. Ma erano giunti al punto di non ritorno. Il punto in cui si deve scegliere a quale tra le due fazioni appartenere. Uomini e no. Con delle parole rubate ad Antonio Gramsci voglio concludere il discorso. Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Il male che si abbatte su tutti avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l'assenteismo e l'indifferenza, poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. E allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti. Sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto, dal quale rimangono tutti vittime. Chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano, altri bestemmiano. Odio gli indifferenti anche per questo, perché mi dà fastidio il loro piagnisteo. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Il 25 aprile deve tornare nei cuori degli italiani, qualsiasi sia il loro ideale politico. Questo giorno è stato uno spartiacque tra il fascismo e la libertà non ha alcun colore. Lo dobbiamo a persone che non sarebbero mai volute diventare eroi. Avrebbero preferito vivere una vita come la nostra. Avrebbero preferito non dover scegliere tra l'essere uomini e no. Quegli eroi erano uomini e donne, erano padri, madri, figli, nipoti, fratelli e sorelle. Erano persone che mangiavano, lavoravano, ridevano, piangevano, ma soprattutto che sognavano. A loro il mio saluto, a loro e a tutti voi questa boccata di libertà.